I tecnici dell'Opera di Santa Maria del Fiore, portati a 50 metri di altezza da una potente gru, hanno aperto la grata di ferro e sono entrati nello spazio esterno esistente tra la vetrata stessa ed il rosone centrale marmoreo del Duomo di Firenze, del diametro di circa 6 metri, per procedere allo smontaggio dei vari moduli della vetrata da restaurare. Questo restauro, che è iniziato negli anni 70, è parte di un imponente progetto che interessa tutte le vetrate del Duomo e che ha portato finora al ripristino di 33 delle 44 esistenti, tutte realizzate tra il 1394 e il 1444. Alle vetrate hanno lavorato grandi artisti, tra cui Agnolo Gaddi, Donatello, Paolo Uccello, Andrea del Castagno e in modo particolare Lorenzo Ghiberti, il cui nome è legato a 36 delle attuali 44 vetrate, tra cui questa centrale che celebra l'Assunzione di Maria, ed hanno ancora una alta percentuale di vetri originali. Dai documenti risulta che il rosone sopra la porta dell'incompiuta facciata, fu infatti finita a fine 800, era pronto nel 1404 e che nel 1405 la vetrata era già al suo posto. Il problema principale delle vetrate del Duomo è la polverizzazione del vetro, dovuto a cause di origine chimica e biologica, prima fra tutte l'umidità della condensa. Questa produce le cosiddette croste di disfacimento del vetro, che continua ad assottigliarsi, con il rischio di scomparire, oltre a creare un forte effetto oscurante. Mentre in altre parti del nostro paese i siti archeologici e i monumenti si sgretolano, l'opera di Santa Maria del Fiore rappresenta uno splendido esempio di attaccamento al patrimonio culturale che custodisce, oltre che una oculata e attenta gestione economica. Il restauro completo è previsto per l'estate del 2015.